Bentornati sul canale di Access 00, bentornati. Nuovo episodio di Minecraft Dungeons. Quest'oggi ci faremo il primo dei livelli che abbiamo sbloccato. Nello scorso episodio abbiamo sbloccato un po' tutto. E ora devo anche vedere una cosa. Volevo passare alla difficoltà avventura. Ok, mi lascia tutto. Ok, però non mi dà sbloccato tutto. Volevo fare una cosa, volevo giocare i nuovi livelli in difficoltà avventura. Il problema è che, vedete, non mi dà come completati tutti gli altri livelli. Non vorrei che completare tutti i livelli di tutto il mondo mi sblocchi poi qualcosa di ulteriore. Capite? È per quello che non farò, quindi, quello che avevo pensato all'inizio. Ma ci affronteremo livelli segreti che abbiamo sbloccato nella modalità normale, ovviamente a livello massimo. Comunque, caverna umidiccia, quello che ci aspetta. Difficile, potenza consigliata 27, noi abbiamo 34, siamo veramente potenti rispetto a quello che ci consiglia il gioco. Però, ho visto che anche così può essere una sfida. Il gioco può essere sicuramente una sfida, quindi cerchiamo di affrontarlo nel miglior modo possibile e più che altro di non morire subito dopo 30 metri... Ne hai 30 metri, 3 millimetri fatti. Ma scusate, ma cioè, perché? Ora, qui non c'è una zona segreta per andare lassù, quindi perché me lo metti come mappa? Questi sono difettucci di Minecraft Dungeons che credo verranno risolti prima o poi, anche con qualche patch aggiuntiva, qualche miglioramento particolare per quanto riguarda le mappe proprio, come sono strutturate. Tipo, ci ho provato. Vi spiego. Non è che mi sono buttato male, però vi spiego. La mia idea era buttarsi prima sopra un albero e poi provare sopra a un albero, poi sopra l'altro e poi provare ad andare nella zona in cui non riuscivamo ad arrivare prima. Direi che non si può fare. Quindi, ok, uno lo sa, siamo a posto. Ora, la nostra potenza è discretamente elevata rispetto a questo posto. Però abbiamo anche delle armi, cioè non è solo la potenza di livello, eccetera. Abbiamo anche le armi che, tra l'altro, io non, guardate, gli incantamenti non li ho neanche messi, quelli che abbiamo ricevuto la scorsa volta, proprio per evitare... Ma è un fuori... è un fuoricampo quello! Siamo lanciatori di baseball! Come cavolo... Dai, ma è partita a 45.000 km, cioè orari, tra l'altro, anzi miglia, visto che si è parlato di baseball, sport tipico americano, quindi vabbè che lo giochiamo, si gioca da tutte le parti, però insomma, tipico americano proprio. Tra l'altro ammetto c'è anche il baseball, figuratevi voi. Ma è stato bellissimo come è partito, è stato qualcosa di epico veramente. Non lo so, l'avevo mai visto partire in quel modo, il tritolo. Ok, magari è proprio il livello che lo fa partire a caso. Non lo so, aspettate un po'. No, un po' meno, però è una discreta velocità anche stavolta, ha raggiunto. Non è andato certamente piano. Io mi sto perdendo a cercare ovunque sti scatti, ragazzi. Almeno una volta a livello li deve fare. Io prima o poi riuscirò a capire perché. Mi sto perdendo un po' a cercare cose perché sono abituato adesso, sto registrando quasi di fila al video delle rune. Sarà passata un paio d'ore, saranno passate, quindi quasi di fila. E quindi ho ancora la mentalità del cerca tutto, cerca qualsiasi cosa, qualsiasi segreto, passa dovunque, eccetera. Ma qui non ce n'è bisogno perché sono livelli segreti e si limitano ad essere livelli segreti, appunto. Perciò andrebbero fatti, gustati e poi bisognerebbe uscirne semplicemente, senza grossi mazzi per la testa, perché non è il caso. Cioè, è già finito? No, mi rifiuto. Ma come fa? Quattro porte? Cinque, compresa questa. Ma perché? Allora, una alla volta. Senso orario, quindi partiamo da qui e scopriamo che ci aspetta. Ci aspetta robaccia, perché non si passa di qua. Bene, quindi la prima, no. Perfetto, cioè, questo lo sappiamo. Quindi saliamo le scale. Approfinquiamoci a questa porta. Questa sembra invece funzionare, nel senso che possiamo esplorarla questa zona. Non è come la precedente. Forse nell'altra zona ci arriveremo da un'altra parte e
tipo da questa. No, non credo. Questo è un dannatissimo labirinto, lo sapete, vero? Sì. Sapete anche voi, vero, che questo è un fottutissimo labirinto. Scusate la parola, ma ci stava bene in questo caso. E io non so perché sto facendo ciò, ma è bello farlo. Per ritornare nello stesso esatto posto dove ero prima. È geniale. È un'arena, ecco perché è strutturata così. Perché è un'arena. E i nemici? Sono problemi, Incantatori, vedo. Questo potrebbe essere un grosso guaio andando avanti. Il fatto di avere incantatori nei dintorni potrebbe essere un grossissimo guaio se non li tolgo subito. Vedete? Siamo di livello alto, Eppure danno fastidio. E meno male che ho quel mega potenziamento che ci dà in pratica un boost di danno clamoroso. Questo è una cosa positivissima. Avere anche questo incantesimo che cura, cioè Y, è ottimo. Il talismano che cura è veramente un ottimo potenziamento. Fenomenale, direi. 168 frecce, posso permettermi di sprecarne. Permettermi di sprecarne anche un po' di più. Ma perché non posso, non era l'opposto? Ma volete dire che ho beccato il tasto giusto? Ho beccato il tasto giusto alla prima. Seriously? Cioè, davvero? Che non serviva a niente, perché tra l'altro non serve a niente. Sì che serve. Guardate un po'. È calato uno dei muri. Sì che serve allora. Quindi sono collegate 2 a 2 e sbloccheranno anche l'altro muro. Bello questo dungeon. Sicuramente bello. Ora vediamo se sono brevi questi livelli. Io li faccio anche tutti e due in un episodio solo. Non è un problema. Quello con i 3 punti interrogativi volevo lasciarlo per conto proprio, per poi affrontarcelo in un video a parte, perché mi sembra una cosa più carina. È un livello speciale a tutti gli effetti, no? Abbiamo sbloccato ottenendo tutte quante le rune del gioco, quindi abbiamo sudato di che 7 camicie, quindi mi sembra anche giusto cercare di lasciarcelo per dopo. Qui potrebbe diventare un guaio. È diventato già un guaio adesso. Intanto perché non ho capito chi è che mi ha fatto tutto quel danno. Qualcosa che mi ha fatto un danno atroce. Cioè, a un certo punto pensavo di implodere. Forse perché erano molti tutti insieme, tutti vicini a me, allora mi hanno fatto tutto quel danno. Non sto prendendo neanche un po' di vita. Dannazione. Ok. O forse era uno di loro che ha fatto una nube benefica al posto mio. Cioè l'hanno fatta loro invece che io, e io pensavo di averla creata e quindi mi sono fregato. Parliamone. Ok. È un puzzle in cui va costruito il flusso di magma che c'è lì dentro. Io prima non me ne sono reso conto proprio perché ho premuto il tasto giusto subito alla prima, capite? Quindi non mi sono proprio reso conto di che cosa stessi facendo e di che cosa bisognasse fare per superare quella parte del livello. È stato spettacolare. A caso proprio. Quando si dice a caso, ecco, quello era a caso. Ed ecco qui uno di quegli scrigni che abbiamo trovato anche l'altra volta. Di quelli speciali, lo scrigno speciale che abbiamo trovato in fondo all'ultima runa nel tempio, ve lo ricordate? C'era uno di quegli scrigni lì ed era bellissimo. Cos'è che mi ha impedito? Cos'è che mi impedisce di salire qui come se fosse un macigno? Non lo so, c'è qualcosa lì in terra che in pratica mi impedisce di risalire. Va bene. Torna alla barca. Ok, basta saperlo. Poi scopriremo anche... Ah! Ma perché me lo danno un esplorato adesso? No, scusate, perché me lo sta dando non... Cioè, è inesplorato ora qui. Però i nemici non ci sono. Però è lo stesso... No. Non è lo stesso livello di prima. Questi nemici altrimenti non ci sarebbero. C'è un segreto da qualche parte, allora, se faccio questa parte. Dannazione, non ricordo se è diversa o meno adesso. Il problema è quello. Perché non ricordo se questa zona è identica a prima o no. Intanto mi è partito il razzo alla parte sbagliata. Mamma mia, quanto è
potente questa arma, che decide di fare danno. Ovviamente potentissima. Sono un attimo basito. Sono in crisi. Eh no, era proprio un'altra zona, guardate. È un'altra mappa. Ma quindi noi quando siamo usciti da là dentro che abbiamo fatto, in pratica? Cioè, siamo andati in un'altra realtà? Nella dimensione parallela? Che è questo? Che è una cosa fighissima, intendiamoci, però... Io ci provo! Sì, non c'è verso. Non c'è modo. Ci ho provato, ragazzi, ci ho provato. Io devo rompere il gioco in qualsiasi modo. Devo riuscirci a rompere il gioco quando posso. Va bene così. Ok, quindi il primo livello segreto mi sa che ce lo siamo già sbafato. Perfetto. Allora mi farei anche il secondo, onestamente, a questo punto. Non vedo perché no. Anche se vedo un pulsante giallo. C'è un qual... Sì, è la barca. Ma forse io non ero venuto qui prima. Non è che siamo in una dimensione parallela. È che io prima sono andato lì di sopra e non ho visto questa zona sottostante. No, non mi quadra, no, è impossibile. No, è impossibile. No, questa è una zona uguale a prima, però diversa. Tipo davvero realtà parallela. Ok, figo, veramente figo. Pensarla così diventa una figata. Una mappa piuttosto semplice. Per la verità questi livelli aggiuntivi lasciano un po' il tempo che trovano. Non è che ci siano cose particolari all'interno, sono utili per questo. Totem della rigenerazione. Questa statuetta di legno emana un calore simile a quello di un falò crepitante. Guarisce chi si raduna intorno ad essa. Allora, potremmo aver trovato il... Che ho fatto? Ho trovato l'oggetto per sostituire 143 salute curata. Per sostituire questo. Guarisce l'alleato più ferito più vicino, incluso te stesso. A me di guarire l'alleato onestamente me ne frega il giusto. Quindi... facciamo così. Proviamo un po' cosa viene fuori in questo modo. Qui dovrei buttare via una quantità di robe tremenda. Tanto avevamo questo più potente. L'avevo trovato e non l'avevo messo. Male, Ale. Molto male. Che cosa fa il parafulmini? 24.294 danni dei manufatti. Cioè, si basa sui danni dei manufatti questo? Onestamente è una figata. La mazza è uno strumento di guerra rozzo. Sostituisce la potenza all'eleganza. No, non ci interessa per niente. Come, così come questa spada a lama larga, che è 84.149. Ma, wow. Ma un cavolo. Danni extra e spinta potente. A meno incantesimi. Questo sì. Però, certo, affilatezza e nuvola di veleno. E questa ha come incantesimi? Distruzione, aumenta i danni contro la morte. Alla nuvola di veleno. E catene, che non è proprio male. Però questo gli fa solo contro i non morti, non contro tutte le creature. La tengo per spirito sportivo, non per altro. Potrebbe tornarci utile prima o poi. Io qui intanto vendo queste cose perché non ce ne ho più. Sono finite? Ma no. Perché non c'è? Anche questo credo sia un bug a tutti gli effetti. È della versione... Sicuramente della versione PC. Non so se anche... di altre versioni del gioco, onestamente. Ma sicuramente lo è di quella PC. Dopo un po', guardate. Scorre malissimo e si blocca tutto. Questa era un'arma unica, ma purtroppo di livello 5, quindi ce ne facciamo assolutamente niente. Ma proprio nulla. Guardate ancora. Si bugga. Dopo un po' che siamo qui, si bugga tutto. È un peccato, onestamente. Però lo fa. Ma sì, teniamoci anche questa. Queste sono quelle che avevamo lasciato in saccoccia. Così come faremo per queste. Quindi, ok. Prossimo livello, ragazzi. Prossimo livello abbiamo fatto. Sì, ok. Cripta inquietante l'abbiamo finita. Perfetto. È perché mi si è posizionato subito su questo livello, che era un livello segreto. E quindi ho detto, ma non l'abbiamo fatto. Ma allora che ho fatto fino adesso? Invece era quello successivo, l'arcirifugio. Va bene. L'ha preso male, mi giuro.
Pensavo, ho detto, ma allora mi sono perso qualcosa. È veramente un livello critico quello. È clamoroso. Qui, ragnozzi. Ci sono, in questi livelli, ci sono un sacco di nemici base che andiamo sempre ad affrontare. E qui ci sono due zone, una in alto e una verso destra. Quindi partiamo da verso destra, visto che c'è già un piccolo cieco qui. Ma almeno l'abbiamo esplorata. Questo perché la missione principale ci manda dall'altra parte, solo per questo. Qui c'è niente? Sembra di no. Questa sembra davvero un'isola di Minecraft. Del gioco normale, gioco classico. Sembra davvero una di quelle isole. Non so se ci avete fatto caso. Normalmente sono così. Classico scattino, poi non lo rifà più. Sembra quasi una sorta di caricamento di livello, assestamento della scheda grafica, non so di che. Tra l'altro livello 31, alla grande. Ho visto che c'è un achievement per raggiungere il livello 50, se non ho visto male. Però per fare quello dovremo giocare ai vari livelli di difficoltà. Non potremo arrivarci col livello normale, ovviamente. O meglio, ho visto che si prendono punti esperienza anche battendo i nemici di livello 1. Quindi, in via del tutto teorica, è possibile. Ma penso dobbiate svernarci per farlo. Però credo sia... No, credo. È possibile, perché anche i nemici di livello 1 danno almeno un punto esperienza. Quindi si può fare. Sono statue di creeper queste. No, ma aspettate. Sì, ok. Lì sopra c'è una zona che non abbiamo esplorato. Va bene, quindi qui di sotto ci dovrebbe essere una sorta di vicolo cieco a un certo punto, che dovremo trovare. Questa mi sa tanto invece di una porta segreta che ovviamente non si sblocca perché qui non ci sono rune. Fossimo stati ancora alla ricerca delle rune nei vari livelli, avrei detto lì c'è una runa. O almeno c'è un pulsante dove dobbiamo che dobbiamo usare per sbloccare quella porta. Così non è stato. Invece qui sotto c'è una quantità di mappa enorme. Beh, è finita lì sotto, ma tenete conto che abbiamo esplorato un bel po' di roba con quasi nessun nemico, tra l'altro. Non ci credo. C'è uno sputo e li abbiamo tolti di mezzo. Sì, sì. No! Vedete la bellezza di quest'arma? Secondo me è la migliore di tutto il gioco. Almeno di quelle che abbiamo visto noi adesso. Visto che nelle altre difficoltà si ottengono anche... Ah, ci si può andare? No. Si ottengono anche altre armi... Nuove armi, presumo che ce ne sia magari qualche altra con abilità speciali particolari o altro, ma di quelle che potete trovare nella difficoltà normale, quest'arma è sicuramente la migliore di tutte. Mi piace anche di più del martello, perché ha un raggio d'azione estremo, ha un raggio d'azione veramente enorme e fa tanto danno perché fa anche quella specie di attacco circolare, quindi veramente ottima, sicuramente... Per il mio modo di giocare, almeno per il mio modo di vedere, questo Minecraft Dungeons è la migliore arma che possiate avere. Se la trovate, se ne trovate una buona, non gettatela via mai, per nessuna ragione al mondo. Intanto c'è la locanda. Non ci si può entrare, peccato. Mi sarebbe piaciuto, onestamente. Sarebbe stato divertente. Qui invece la gente cade. Vabbè, uno lo sa. Dovrei aver tolto di mezzo, esatto, perché mi è partita la nuvoletta. Di veleno, no, ok. Quando si trova un evocatore, sempre colpire prima l'evocatore, specialmente se ha già rinforzato qualche nemico, perché altrimenti li rinforzano eccessivamente e non ce la fate. E non ce la faccio neanche io in questo caso. È stato piuttosto arduo il tutto. Trova tutti gli incantesimi. Sono tre, sotto la coltre dell'oscurità. E li abbiamo tutti e tre sulla mappa. Ah. Giusto per sperimentare anche il razzo. L'abbiamo, ogni tanto usiamolo, no? Ok, ma non è che li impariamo noi, eh? Peccato, peccato. Mi sarebbe piaciuto, no? Noi troviamo gli incantesimi e nel frattempo li impariamo. Ma anche sì, sarebbe stato figo. Peccato, questo piccolo peccato. Vabbè, 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 ci sta, se no già siamo potenti. Trovarli così a buffo sarebbe stato troppo. Però è un livello segreto, ci sarebbe stata bene qualcosa, no?
Almeno, secondo me, sarebbe stato divertente. Ma va bene anche così, ci può stare. Togliamo tutto, rievochiamo il lama, che in una delle... quando ho trovato una delle rune si è gettato completamente di sotto. Mi ha fatto morire, veramente. Morire da ridere in quel caso. È stato epico, il lama che si è gettato da solo della serie. Vabbè, senti, prenditela tu, io mi sono già stufato di queste rune. È stato epico, veramente. Una delle ultime rune, mi sembra. Se ce l'ho fatta, tra l'altro vi ho posizionato anche il timing delle varie rune nella descrizione del video, se c'è stato modo, perché YouTube cambia cose ogni 3 nanosecondi, quindi se c'è modo l'ho fatto, sicuramente, anche per darvi una mano nel ritrovare alcune rune, se siete alla ricerca tipo di una runa in particolare o altro, almeno la trovate subito istantanea, invece che vedervi tutto il video. Però, ripeto, dipende tutto da YouTube se mi dà la possibilità di farlo o meno, perché sennò è un guaio. Dovrebbe mancarci un solo incantesimo che si trova dall'altra parte, però. Come ci vado? Non cadendo di sotto, mi direte voi, perché bastava non cadere sotto prima. E c'ero. Ma ora, mi dico, ma questa zona l'avevamo già esplorata? Com'è che è respawnato il mondo? Non farti domande, Ale, non farti domande, va bene così. Ok, raggiungi la caverna. Quindi abbiamo anche una caverna in questa mappa. Esplora la caverna. Non fa una piega. Scusate se tengo la mappa attiva, ma veramente, se no non ci capisco niente. Queste zone è fondamentale, se no non si capisce dove si va e che cosa si è già esplorato, tra l'altro. Tipo, qui c'è una zona. Ok. Come vedete, se posso... Ah no, è la stessa. Va bene, d'accordo. Se posso e me ne ricordo, cerco di evitarle di lasciarvela a schermo quando combatto, specialmente nei livelli così a senso unico. Non c'erano altre strade, per questo ora lo sto togliendo. Prima l'avevo perché non capivo neanche dove andavo. Principalmente per quel motivo lì. Sì, non abbiamo lasciato niente, no, indietro, assolutamente no, perfetto. Maledetto. Quante volte sono morto per trovare tutte le rune non avete neanche idea. Per cercare i vari anfratti mi sono gettato ovunque. Trova un'altra uscita. Ma siamo usciti. Ok. Piccola imboscata. Ormai è una meccanica classica del gioco, la conosciamo benissimo. Fa ogni 3x2, quindi ormai... facciamo bene. Il totem come funziona? Rigenera. Non so se rimetterò l'altro oggetto, sapete? Non so se metterò l'altro oggetto o meno. Perché è una... non mi è piaciuto molto l'effetto del totem. Diciamo pure che non mi è piaciuto per niente l'effetto del totem. Almeno ci capiamo. Grano favoloso, ottimo. Che è più potente di quello che abbiamo. E questo è il lama. Quindi lo mettiamo subito, guardate. Lo mettiamo subito, almeno nel prossimo episodio. Partiamo subito a bomba. A questo punto io rimetto questo. Mi ha fatto schifo, vi giuro. Mi ha fatto veramente schifo questo totem della rigenerazione. È stato pessimo l'effetto. Proprio pessimo. Non so perché, però è stato veramente pessimo. Tra l'altro non abbiamo più trovato gli occhiotti che a me piacevano, onestamente. Però va bene. Troviamo solo lama al momento. Quindi aumenta il danno. Ottimo, 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 perfetto. Non è che c'è qualcos'altro da potenziare? Sì, avrei la possibilità di potenziare, credo, tutto al momento. Tipo bruciante e anche questo. Potenzia notevolmente i danni alle frecce. 33%, andiamo. Ma anche sì, abbiamo potenziato tutto al massimo, quindi. Ottimo. Credo un achievement me lo sbloccherà se avessi... me l'avrebbe sbloccato se avessi avuto un'arma o un pezzo di armatura, comunque qualcosa, da 3 incantesimi, non da 2. Presumo, occhio e croce. Comunque, per questo episodio di Minecraft Dungeons ci possiamo salutare qui. Nel prossimo faremo l'ultimo livello che ci è rimasto e che ho voluto tenermi.
per conto proprio, perché sono tre punti interrogativi. Io sono curiosissimo di vedere dove andremo a parare. Lo registrerò di fila questo. Comunque voi lasciatemi dei commenti magari per farmi sapere se mi sono dimenticato qualcosa o altro, così almeno cerco di portarvi un ulteriore eventuale video di Minecraft Dungeons il prima possibile. Voi fatemelo sapere e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, un like al video se il video vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social così mi date una mano a crescere come canale. E alla prossima con Livello Segreto.